La storia della piccola Gioia nelle ultime ore ha commosso tutta l'Irpinia. Io e mia moglie abbiamo lasciato il lavoro per stare con la piccola, le istituzioni e l'Irpinia ci aiutino. Così Giovanni, il padre di Gioia, ha lanciato il suo appello alle istituzioni della provincia di Avellino. Ed ecco che il sindaco di Montella, Ferruccio Capone, in collegamento telefonico, spiega di essere pronto a scendere in campo e coinvolgere tutti per aiutare la famiglia del suo paese. La comunità, per quanto ci riguarda come amministrazione, abbiamo fatto qualche piccolo gesto. Certamente, purtroppo, in queste circostanze la solidarietà è sempre poca e soprattutto le istituzioni sanitarie dovrebbero mettere in condizione queste famiglie di essere assistite in tutto, non solo per gli interventi, ma anche dal punto di vista sociale. Noi amministrazione abbiamo poche risorse, qualcosina l'abbiamo già data, fatto, ma il nostro assessore, il mio assessore Giovanna Moscariello alle politiche sociali, addirittura ha convocato delle associazioni, per la verità, l'Associazione della Protezione Civile, Nicchia Caffè, hanno già fatto delle raccolte, delle sottoscrizioni. So che ce ne sono ancora altre associazioni che stanno prendendo delle iniziative. Per correttezza so che tutta la comunità è sensibilizzata rispetto a questo dramma della piccola Gioia e credo che è già stata abbastanza sensibilizzata la comunità. Ci sono delle iniziative in atto, in corso, promosse dall'assessore Moscariello. Io mi impegnerò quando è possibile come amministrazione per qualche ulteriore contributo e faremo all'occorrenza, cercheremo ancora di coinvolgere le associazioni e coloro che hanno, diciamo, sono sensibili a questi drammi.